Dopo una prima giornata passata in viaggio e all'insegna della produttività e della registrazione di video, con anche poi l'inizio dell'editing di quei video insieme a Precat, cose, ecco, diciamo, il risultato. Ragazzi, buongiorno. Diciamo che mi sono svegliato un pochettino tardi. La sveglia era alle 8, sono le 8:50. Il problema è che proprio non l'ho sentita. O comunque non ha vibrato proprio il telefono. Poi non ho capito. Ma quando sono arrivato qui, a Milano, AirDrop non funzionava benissimo. Il Mac all'improvviso ha avuto tipo un problema con Final Cut, l'SSD. Vediamo un po' che ci dice qui. Come va? Niente male, niente male. Comunque abbiamo appena capito che ieri ci abbiamo messo 6 ore per arrivare qua. Adesso abbiamo messo 5 minuti, quindi abbiamo fatto stradine su stradine, nascoste, quando bastava andare dritti. Vedi, utilizzare, non utilizzare il navigatore. Utilizzare. Adesso però dobbiamo girare. Continuiamo il nostro percorso. Diciamo che non è iniziata benissimo la giornata, visto il ritardo, i messaggi, le cose da fare, l'appuntamento, ma ci siamo ripresi abbastanza velocemente e siamo andati subito verso il Duomo, prima tappa della giornata. Lasciando lo slalom che devi fare per passare da una cosa all'altra perché stanno facendo tutte le fotografie, abbiamo visto il Duomo, molto bello, approvo, va bene, ma adesso vediamo le cose serie. Andiamo ad esaurire un mio desiderio, o meglio, andiamo da Massari. Ragazzi, non vedo l'ora, ma veramente non vedo l'ora. Voi non mi immaginate, ma sono curiosissimo e vabbè, poi vi faccio la reaction e tutto, però troppo bello. Quindi dobbiamo andare di là. Vedi che da qua è meglio. Lui opta per fare le foto, però carino, bello, bello approvo. Arrivati da Massari, dopo un piccolo tour, ho preso un dolcino chiamato Regina, veramente fantastico, e un po' di macaron. Mi mancavano troppo e questi erano veramente speciali. Ma ci sarà un video dedicato, quindi iscrivetevi per non perderlo, ovviamente. Successivamente siamo andati in un piccolo parchetto per ricaricare un po' le batterie, ovviamente, visto la camminata, e bere qualcosina. E parlando proprio di bere, oggi vorrei parlarvi non tanto della borraccia in sé, ma dei gadget. Vi parlavo di gadget perché effettivamente sul sito, oltre a scegliere o comunque avere la possibilità di scegliere in diverse colorazioni proprio la borraccia, ce ne sono tante, quella azzurra o comunque quella blu è molto bella, ma mi piace tanto anche questa qui nera e a casa c'ho anche quella bianca tipo trasparente che mi ricorda molto il look delle Nothing. Potete scegliere anche il colore o comunque il laccettino, io lo chiamo laccettino in gomma, tra l'altro molto comodo quando siete in giro, se dovete un attimino mantenerla così per aspettare per riempire dalla fontanina eccetera eccetera, ma non solo, anche per agganciarlo magari a un moschettone dello zaino, ma come vi dicevo potete scegliere la colorazione che è molto figa, soprattutto per chi è un po' malato come me per quanto riguarda il design e vuole sempre fare gli accostamenti giusti, potrebbe essere una bella, diciamo, chicca. Ma i gadget, o comunque un altro gadget secondo me super utile, è questo qui. Questa è una tasca in neoprene che vi permette di mantenere per esempio fresca l'acqua, il che è veramente comodissimo soprattutto in estate ovviamente, ma potrebbe essere utile anche in inverno, questo è ovvio. Una cosa invece utile secondo me, soprattutto per chi è alle prime armi, comunque sta entrando nel mondo di
di AirUp, è il discorso relativo ai pods. Io ne ho provati tanti, direi quasi tutti, e vi dico che per esempio non preferisco quelli a caffè. Ovviamente dovete provarli per capire, io vi sto parlando un attimo dei miei gusti, ma comunque non preferisco quelli a caffè oppure quello a Coca-Cola, ma mi piacciono tantissimo quelli fruttati. I frutti rossi, come ho detto anche nell'unboxing, forse non mi convincono, ma tutti gli altri ragazzi sono una favola. Quello al frutto della passione è fighissimo, quello all'arancia è molto molto buono, e il mio preferito poi è quello che effettivamente ho anche agganciato alla bottiglia, è quello alla pesca. Ragazzi, io lo adoro, è veramente una figata pazzesca, ve lo consiglio. Se volete iniziare, partite da quelli fruttati perché vi piaceranno sicuramente. E vi ricordo che in descrizione trovate non solo il link per accedere al sito, ma anche un codice sconto Giovanni10 per avere il 10% di sconto, che non fa mai male. Ragazzi, a parte che ho il telefono scarico, quindi sto cambiando con un filo attaccato per il power bank, perché ho deciso di non portare quello di Anker perché è da 5000 mAh, volevo prendere qualche, diciamo, ecco, spazio in più, lato ricarica. E nello specifico siamo vicino Gae Aulenti, giusto? Sì. E stiamo andando verso Ouibidou perché appunto abbiamo un appuntamento per la registrazione di un qualche contenuto interessante. Sono curioso, anche perché è uno store particolare, ma che sicuramente vedrete analizzato in maniera un attimino più interessante poi direttamente su Gio99. Quindi andate lì, che è importante. Comunque questa zona è molto molto figa, ci sono dei palazzi bellissimi. E poi guardate là, cioè che figata è. Queste cose mi fanno impazzire. Forse da qui non rende, dobbiamo andare un po' oltre. Andiamo. Tralasciando tutte le strutture, che in linea generale sapete bene essere particolarmente di mio interesse, diciamo che sono abbastanza interessato all'architettura, e tralasciando anche il parchetto, secondo me fighissimo e super ben gestito, pulitissimo, e poi ragazzi l'area allenamento è veramente una cosa geniale, mi piacerebbe proprio averla anche nelle mie città, anche perché è super completa, quindi top. Devo dire che l'appuntamento da Weebidoo è andato molto molto bene e sono super soddisfatto proprio dell'esperienza. Partiamo col dire che non mi ha dato una lira per parlarne bene, ok? E questo tengo a precisarlo. Devo dire che è un concetto di store che ci sta e lo vedo anche abbastanza proprio come il futuro un attimino degli store, perché pensiamo un attimino ad Amazon, cos'è che ci limita in quel caso? Beh, avete la recensione ma tutto scritto, non c'è contatto in linea generale e soprattutto non potete toccare con mano e provare veramente i prodotti, cosa che invece qui potete fare. Tra l'altro ragazzi sono gentilissimi e super formati, quindi veramente ottimo anche sotto questo punto di vista. Un saluto un pochettino a chi c'era nello store e proseguendo vi dico anche che è fighissima come esperienza perché ci sono dei gadget proprio unici nel loro genere proprio, sono anche difficili da trovare poi non solo su internet ma anche negli store ovviamente, anche perché ci sono delle, diciamo, Kickstarter, dei prodotti Kickstarter anche un po' unici e particolari. Ne ho visti tanti, però all'occhio vi dico che quello che subito mi è piaciuto è stato per esempio il primo che vi permetteva di trasformare un attimino lo smartphone in una vera e propria fotocamera. Veramente fighissimo, un'applicazione che secondo me va provata. Tra l'altro, se vi piacerebbe vedere proprio qualcosa nello specifico, fatemelo sapere qui sotto perché magari li contatto e cerco di prendere qualcosa e di portarla magari su Gio99 in maniera un attimino più approfondita. Poi ancora c'erano degli occhiali particolari con delle videocamere che proprio mi hanno incuriosito troppo, le ho anche indossate, sono fighissime, anche molto comode, devo dire. Poi c'erano tipo delle lampade con dei filtri d'aria. Ho provato un monitor, ragazzi, a 160 Hz, 170 Hz, non mi ricordo. Bellissimo, voglio un nuovo monitor con un refresh rate più alto. Poi ho provato finalmente anche qualcosa che fa i massaggi ed è bellissimo. Certo è un po' strano, fa un po' strano, però è fighissimo da mettere sulle gambe, cose, è veramente una figata pazzesca. E poi c'erano anche dei, diciamo, ritrovamenti. Per esempio c'era il mio bellissimo BenQ GV30. Ci sono un bel po' di gadget e questo contatto, questa cosa mi è piaciuta veramente veramente tanto. E poi ragazzi ho visto un attimino più da vicino anche la Insta360, come si chiama, la Mini, molto carina. E nulla, mi sono veramente divertito un botto. Tra l'altro le periferiche, diciamo Corsair, mi incuriosiscono e mi sa che un videino ce lo faccio perché, diciamo, forse lato produttività si avvicinano alcune. Poi capirete e vedrete come anche mi è piaciuto, diciamo, il PC con quella RTX enorme, veramente fighissimo. Poi c'erano un sacco di figate un po' anche retro, tipo il cabinato che era fighissimo. Tra l'altro poi mi sono pure divertito a giochicchiare e ne ho provati di gadget, ne ho provati e sono veramente contento dell'esperienza. Se volete magari più informazioni eccetera fatemelo sapere, ma concludo col dire che stesso lì, cosa figa e un attimino diversa dal solito, voi per acquistare dovete scannerizzare
un QR. Tramite quest'ultimo voi andate sul sito e appunto potete o acquistare o addirittura noleggiare il prodotto, quindi per provarlo e capire se effettivamente ha senso. E questa cosa, da come me l'hanno spiegata, è utile per esempio per capire se lo utilizzate per esempio durante la settimana e quindi capire se acquistarlo o meno. È comunque una possibilità, è comunque una cosa figa, un attimino diversa, quindi mi piace, approvo. Fatemi sapere poi qui sotto cosa ne pensate. Ma comunque sono distrutto, veramente distrutto. Però ho scelto lo sponsor giusto, perché così almeno bevo, mi idrato. Però ho finito altri 650 ml. Adesso dobbiamo andare a prendere dell'altra acqua o trovare una fontanella, qualcosa. Sto per crollare. Vedete, ma che hai fatto? Raga, ti devi editare, montare, registrare. Secondo me devo montare tutto a casa, mi devo fermare perché sennò perdo la testa. E vabbè, andiamo, continuiamo il nostro percorso verso, non lo so, breve pit stop, che dopo Massari diciamo scende anche di qualità, però per ricaricare le batterie ci sta. Ragazzi, siamo tornati in camera, c'è stato un bel taglio, bello bello lungo, dopo il pit stop siamo andati in un negozio della Muji. Avete sentito le penne che utilizzo sempre io? È fighissimo andare là dentro, anche perché ci sono un sacco di gadget, un sacco di cose belle, molto molto minimal, pulite, era tutto bianco, grigio, nero, tutte quelle tonalità, comunque bellissimo. E adesso siamo in camera perché uno, sono stanco, e due, detto tra di noi, sono 2 giorni che non vado in bagno. Non mi chiedete perché, è strano, non mi chiedete perché. Comunque, detto questo, ci riposiamo 2 secondi e poi andiamo di nuovo a Piazza Gaeulenti per un aperitivo. Siamo a Milano, un aperitivo ci vuole. Ma piccolo aggiornamento della mia tecnica di stiraggio. Diciamo che è migliorato un po', se ricordate, è migliorato un pochettino. Adesso ci facciamo un'altra piccola piega da questa parte e forse abbiamo risolto. Ma soprattutto dobbiamo anche fare tutti gli altri backup dei video che abbiamo fatto ora. Quindi mi metto a fare proprio questo. Amici, siamo pronti, adesso andiamo a fare un piccolo aperitivo, poi pizzeria e nulla. Comunque mi sono riposato un pochettino, mi sento abbastanza rigenerato. Quindi è arrivato il momento di prendere tutto quello che dobbiamo prendere. Qui ho sistemato un po' di cose, così domani riesco a fare le valigie molto più veloce. Lì sta ancora stirando il Mac e non mi basta che fare tac e andare via. Dopo una piccola sessione di riposo, dopo i backup e una piccola sistemata, siamo andati a fare un piccolo aperitivo per poi andare verso Golosius per curiosità e un piccolo confronto con quello di Napoli, e diciamo che non è andata proprio benissimo. Allora, adesso stiamo tornando, siamo a Chinatown, giusto? Sì. E stiamo tornando verso l'hotel, verso 21 Wall, e generale buono, però se la confronto con l'esperienza fatta a Napoli, con la pizza eccetera eccetera, non voglio essere veramente, vi giuro, perché io lo combatto sempre contro di lui, perché lui fa no, la pizza si può mangiare buona solo a Napoli, io dico no, non è vero, no, non è vero, non è vero, però in questo caso è vero, sì. In questo caso è vero, cioè se gli devo dare la pizza, anche il panino. Se gli devo fare un confronto, diciamo che se a Napoli ho dato tipo un 8-9 perché era bella, diciamo, gustosa, bella particolare, comunque era buona, anche perché ne ho assaggiate più di una, qui vi dico che è un po' l'impasto, un po' non mi ha convinto e sincero, 5. Se dovete andare a mangiare da Colossus, andate a Napoli. Se siete di Milano, andate a Napoli. No, vabbè, comunque a parte gli scherzi, forse è meglio il panino rispetto alla pizza, però ci sta. Adesso però torniamo, anche perché sono veramente distrutto. Oh, Microsoft! Ah, ce l'abbiamo fatta, ragazzi, siamo finalmente in stanza. Sono non cotto di più, non ce la faccio più. Abbiamo fatto un sacco di cose anche oggi. Adesso devo fare un'altra volta il backup.
Provo a fare qualcosa, ma domani mi dedico un po' al lavoro pratico con Final Cut, eccetera, perché avremo sicuramente più tempo. Ma oggi per me è finita. Sono di preciso, lo dico se ci riesco, le 23:56 e non ce la faccio più. Sto esplodendo, però ci sta. Detto questo, non concludo il video perché non so cosa succederà in editing, quindi passo alla prossima clip.